Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto Massimo Ranieri è uno dei cantanti più amati. Non tutti lo sanno, ma ha anche una figlia. Per anni l'ha tenuta segreta. Oggi è emersa tutta la verità. L'Italia è una terra ricca di artisti, attori, cantanti, showman, ballerini. Se c'è un nome che potrebbe rappresentare lo spirito istrionico, senz'altro è quello di Massimo Ranieri. Un uomo che dal nulla ha dato vita ad una fervente carriera. Classe 1952, Giovanni Calone, nasce a Napoli in una famiglia umili origini. Ben presto si renderà conto che la sua passione per la musica è più forte di tutto. Sarà allora che avrà inizio la sua lunga gavetta prima di dare il via alla brillante carriera. Prima di arrivare ad essere un artista affermato nel panorama artistico italiano, Massimo Ranieri dovrà superare delle prove, e soprattutto momenti difficili. Tuttavia la perseveranza che lo ha sempre contraddistinto lo porterà a trionfare. Tantissimi dischi incisi, risultati poi grandi successi. E poi le canzonissime, i festival di Sanremo e tanto altro. Oggi, a 72 anni, è uno dei cantanti più amati ed apprezzati dagli italiani. Un vero animale da palcoscenico, in grado di regalare ancora tante emozioni al pubblico. Sulla sua vita privata, invece, si sa ben poco. Di recente ha dichiarato che gli piacerebbe diventare padre, ma in effetti lui padre lo è già. Massimo Ranieri, infatti, ha una figlia di nome Cristiana, per anni tenuta nascosta. Massimo Ranieri e la storia della figlia segreta. Se della vita professionale di Massimo Ranieri si sa tanto, lo stesso non si può certo dire della vita privata. Difatti per anni ed anni gli italiani sono stati all'oscuro dell'esistenza di una figlia. Il cantante napoletano nel 1970 ha avuto una relazione con una donna di nome Franca Sebastiani. Nel momento in cui la ragazza rimane incinta le cose cambiano. I due non erano sposati, e Massimo non aveva intenzione di farlo. All'epoca dei fatti, il cantante era giovanissimo, e forse non se la sentì di diventare improvvisamente sia padre che marito. E dunque, per non minare la sua carriera emergente, scelse di tenere la cosa nascosta. Nel 1971 nacque una bambina di nome Cristiana, ma Massimo Ranieri non la riconobbe. Tuttavia, il cantante volle vederla. Nel vedere la piccola, le promise che le sarebbe stato sempre accanto. Ed in parte è stato così. Ci sono voluti anni ed anni affinché il noto artista prendesse la decisione di riconoscere la figlia. Franca Sebastiani, al contempo, si risposa, e la piccola Cristiana cresce con un patrigno non sempre affettuoso. Il riconoscimento da parte di Calone arriva solo nel 1995. Nel 2007, Ranieri decide di presentarla ufficialmente durante un suo show televisivo. Da quel momento in poi sono stati veramente un padre ed una figlia. I due hanno avuto modo di vedersi e di conoscersi, riuscendo anche solo in minima parte a recuperare il tempo perduto. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.